Ragazzi, siamo finalmente tornati su il mio canale YouTube dopo che era più di una settimana che non caricavo nuovi video e quindi per me adesso significa molto ritornare qui. Comunque, ci sono state assenze più lunghe, se ve ne foste accorti, però comunque sono contento di essere di tornare a fare video, anche se era una settimana che non mi facevo vedere. Comunque, avrete già letto dal titolo, in questo video andremo a giocare delle partite con due personaggi con due personaggi da 150 carte. Veramente sono personaggi con la P maiuscola. Li ho già testati, sono andati discretamente bene. Mystic Panda e Summoner. E adesso inizierai io da Mystic Panda. 89.5 di potenza personaggio. Poi ovviamente la classifica... Diciamo che... No, non sono sufficienti gli smeraldi. Vabbè, poi tra l'altro io ho già raggiunto lo stadio 10, cosa mi lamento dei doppi fan. Un giorno vi farò vedere anche tutti gli stadi, proprio ora che li ho sbloccati tutti. Andiamo a vincere. È cambiata di nuovo la grafica, c'è una barra. E un peschio no, però vedete come funziona male. Aspetta, ho tolto il volume perché sennò secondo me la telefonica si sarebbe sentita malissimo. Ma vedete ragazzi, non ci credo. Dai, dai, non possiamo perdere tutto sto. Da recuperare due gol. Faccio notare. Avevo usato pure il gol cronato. Questo basta, i poteri non li puoi usare. Ma cavolo! Ma glieli avevo bloccati. Poi vi chiedete perché odio il gol 2. Per questo motivo. No, comunque va anche colpa mia. Questa partita, non perderla, non era contemplato. È veramente una vergogna. Dai! Poi non li perdo tutti i fan che avevo guadagnato, eh. Il rischio c'è, Il rischio c'è di perdere tutti i fan che avevo guadagnato. Ma io non sono come quelli, ecco, mi ha detto un avversario molto, ma molto più forte. Io non sono però come tutti quelli che tagliano le sconfitte, perché secondo me Red Bull 2 non può essere fatto solo di vittorie. Vedete?
Qui ragazzi, sinceramente non so cosa è successo, eh. Guarda qua. Perché io no, nettamente qui Edbol 2 mi ha favorito. Infatti, appunto, mi ha favorito e subito in 2 secondi perdo il doppio vantaggio che avevo. Pollo. Asino. Non so. Non voglio mai rischiare. Perfetto, ragazzi. Bella vittoria. Bella vittoria perché era un avversario forte e quindi non è sicuramente un bel colpo. Bel colpo, Mister Panda. Vediamo la pubblicità del. Non so di che cosa cacchio è la pubblicità Enel. Tra l'altro prima avevo perso 9 a 7. Adesso invece ho vinto 9 a 7. Pensa qual è la particolarità. No, non mi interessano questi personaggi, ce li ho già. E poi potenziarli non se ne parla per niente. Perché adesso intanto facciamo un cambio. Di potenziarli quei personaggi non se ne parla proprio perché costano una marea di soldi. Io ve l'ho già detto come la penso e continuerò a pensarla così. Intanto adesso abbiamo cambiato personaggio, tocca a Sumnorer. Almeno 2 partite a testa devono fare, se Adball 2 me lo consente, se la registrazione schermo me lo consente. Sempre peggio andiamo. Guarda che questo è svedese, magari problemi di connessione ce li ha anche lui. Cioè, perché in Svezia, magari adesso è pure in Finlandia, che ne so, e in mezzo alla neve la connessione non c'è per niente. Guarda qua, ma guarda così, ma non si può giocare una partita del genere. E ho paura che adesso mi fa anche smettere di registrare. Perché come potete vedere andiamo di male in peggio. Non riesco a fare niente. Non riesco a prendere la palla tutto a scatti. Veramente qualcosa di vergognoso. Vergognoso. Ok, adesso Edbol 2, però dopo questa sconfitta, perché perderò ovviamente, adesso mi fai registrare un'altra partita e me la fai registrare bene. E no, sì, perché è giusto così. Ok. Brutta sconfitta, però di crescita, ecco. Adesso però voglio che sia una bella partita. Una bella partita senza troppi problemi di connessione. Perfetto, è contro il mio gemello. Vestito un po' meglio, però. No, vabbè, no, solo le scarpe in realtà sono di una qualità migliore.
è possibile che si trovi in qualche isola sperduta e non gli vada bene la connessione. Ragazzi, comunque, come potete vedere, ho disattivato la telecronaca, ho spento tutto il volume perché avevo paura che con la telecronaca andasse di male, andasse ancora peggio, perché come vedete non funziona assolutamente per niente bene. Ok, non facciamo la stessa fine di Mystic Panda. No! Vincevo 4-1, qui vincevo 5-1, poi non vorrei che mi faccia rimontare. Aiuto! Ho paura, ho paura. Ho paura, ho paura. Ho paura. Uso poteri sulla difensiva. No! Perché l'ho usato? Adesso c'è addirittura più tempo per rimontare. No! Basta! Basta, cosa sta succedendo? Basta! Via! No! No, ecco, l'ho preso. Era inevitabile. Era inevitabile. Mi aveva schiacciato il De Gaulle adesso. No! 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 Finita! Mamma mia! Ragazzi, questa è stata secondo me una delle partite più sofferte di quando gioco a Dead Vol 2. Non finiva mai. Vabbè, però sono comunque contento di aver chiuso con una vittoria. Quindi il video adesso lo concludiamo qui. Penso che anche Dead Vol 2 sia d'accordo con noi. Cacchio, mi mancava un gol per completare il cesto dei palloni pieno. Vabbè, tanto non era quello lo scopo del video. Comunque, come potete vedere, i miei fan sono anche aumentati. E mi ha buttato fuori. Perfetto, quindi fine migliore non poteva esistere. Quindi io vi saluto adesso. Vi chiedo se volete di lasciare dei like, se volete che questa serie vada avanti e se volete anche iscrivervi al mio canale. Quindi detto questo, ciao ragazzi, vi voglio un mondo di bene.